qualche foglio, vediamo, i ragazzi della Sinistra Unita. Io voglio la riapertura dello stadio comunale. E tu? Io voglio che quando si riapre lo stadio si organizzi una squadra di calcio popolare. E tu? Io voglio che i consiglieri comunali amministrino la cosa pubblica come cosa pubblica e non come cosa loro. E tu? Io voglio che le aree dismesse diventino aree verdi ad opportunità di lavoro. E tu? Io devo dire una cosa, mi hanno insegnato che l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re. Facciamola crescere invece, eh? Ora anticipiamo la presenza di Paolo Ferrero perché deve presenziare un altro comizio, in Fondazione Comunista, segretario nazionale FDS. Ferrero. Salve a tutti e tutte, intanto sono contento di essere qui perché io considero questo di Casoria un buon laboratorio e per quanto mi riguarda avrei voluto poterlo avere in tutta Italia, perché io penso che sarebbe stato utile in tutta Italia avere la sinistra unita in modo da dare un punto di riferimento alla gente che oggi è senza lavoro, ai precari, a tutti quelli che cercano di difendere i diritti che oggi la destra ci sta portando via. E quindi per quanto mi riguarda l'auspicio di riuscire a realizzare quanto si è fatto a Casoria dappertutto è esattamente l'auspicio su cui ci muoviamo. Ognuno di noi ha la sua organizzazione politica, non la pensiamo esattamente nello stesso modo, ma per il 90% delle cose sì, la pensiamo nello stesso modo ed è su questo 90% che bisogna unire la sinistra. Questo per me è il messaggio che viene da qui stasera e per questo sono contento di essere qui con voi. E credo che la prima cosa che dobbiamo dire, lo dobbiamo continuare a fare anche nei prossimi giorni che ci separano dalle elezioni, è che intanto a Casoria si vota per Casoria, perché da quello che ho capito discutendo con i compagni, discutendo col candidato a sindaco, qua dei problemi veri di Casoria non ne parla nessuno. Avete delle aree dismesse enormi, frutto di quella che era la Casoria industriale. Nessuno dice quello che ne vuole fare, probabilmente perché al di là della lista in cui sono hanno tutti la stessa idea. L'unica idea diversa è chi si pappa il malocco della gestione delle aree dismesse. E allora noi invece ne vogliamo parlare, perché noi non abbiamo una ditta o l'altra ditta più amica nostra. A noi ci interessa che quelle aree dismesse diventino la possibilità di costruire un polmone verde per Casoria, di produrre dei posti di lavoro per Casoria e non di produrre la speculazione edilizia dentro Casoria, che ne ha già subita abbastanza, come abbiamo tutti visto. Non è che si può pensare che Casoria, dopo che si è ingolfato tutto quello che si poteva, anche le aree dismesse che ci sono, si vanno a reingolfare anche queste, perché uno in una città ci dovrebbe anche poter vivere. E io credo che questo dobbiamo dire alla gente. Che cosa volete? Credere per l'ennesima volta a qualche promessa che non verrà poi rispettata il giorno dopo le elezioni, o provare a mandare in consiglio comunale ad amministrare la città qualcuno che vi dica chiaramente quello che vuole fare? E allora credo che questo vada detto. Un'amministrazione comunale non la si misura dai favori che fa. Per quanto ci riguarda, noi promesse di favori non ne facciamo a nessuno, perché il nostro problema è di riuscire a costruire dei diritti per tutti, non dei favori per chi ci vota. Noi chiediamo un voto per poter garantire a tutti di avere dei diritti, non dei favori e delle clientele, perché quello ci sono già gli altri ed è esattamente quello contro cui noi combattiamo. Noi facciamo politica contro le clientele, non per fare le clientele anche noi, perché non ci interessa. Qualcuno diceva che la mafia dà come favore quello che lo Stato dovrebbe garantire come diritto. Purtroppo troppo spesso la politica di centrodestra, ma a volte anche di centrosinistra, si comporta come la mafia, costruisce unicamente una rete di clientele e di favori. Noi siamo contro questo e per questo
Per questo vuol dire sinistra. Quando diciamo sinistra, quando diciamo comunisti, vuol dire gente che ha lottato per garantire i diritti delle persone e la libertà in questo paese, i contratti nazionali, il sistema sanitario, il sistema di istruzione pubblico, il divorzio, l'aborto, lo si è conquistati con le lotte, non chiedendo i favori a qualcuno. E Berlusconi che ci vorrebbe trasformare tutta in gente che chiede favori. E infatti l'immagine, guardate, secondo me il documento più grande che c'è del berlusconismo oggi in Italia sono le intercettazioni telefoniche delle madri di quelle ragazze che andavano a prostituirsi a casa di Berlusconi. Un documento inquietante, perché quelle madri dicevano alle loro figlie: vai, venditi e cerca di tirare a casa più soldi possibile, per te, per la famiglia, per i fratelli. Quella è l'immagine di un'Italia senza più dignità, di un'immagine che pensa che esiste il sovrano e che l'unico problema per il popolo è di avvicinarsi alla tavola del sovrano e di cercare di avere qualche briciola. La storia della sinistra è un'altra storia, è la storia di gente che magari non sapeva né leggere né scrivere, ma che in nome della propria dignità si è battuto per avere dei diritti, per conquistare un salario, un posto di lavoro. Allora io a chi non ha il lavoro non ho niente da promettere, se non che la federazione della sinistra, la sinistra, è con voi a costruire le lotte in modo da poterlo conquistare un posto di lavoro, perché bisognerà obbligarlo questo governo, questa regione, questa provincia, bisognerà obbligare chi governerà Casoria, anche se saremo noi, a lavorare per mettere la questione del lavoro al primo posto, perché oramai del lavoro non ne parla più nessuno. Con Berlusconi ci parla tutti i giorni, delle avanti, dei suoi processi, di come riesce a non farsi processare dalla magistratura e delle questioni vere per la vita della gente non se ne parla. Noi vogliamo rimettere al centro della discussione politica il tema del lavoro, perché questo è il problema principale che c'è oggi in Italia. E per uscirne, e questa è una differenza col PD, noi non pensiamo che si riescano a fare posti di lavoro dando ragione a Marchionne e alla Fiat, perché se si accetta, come chiede la Fiat, di demolire i diritti dicendo o accetti di lavorare come dico io oppure chiudo la fabbrica, oggi a Pomigliano, domani a Mirafiori, dopodomani all'Albertone, qui spariranno sia i diritti che il lavoro, perché non c'è niente da fare. Se si accetta il ricatto sulle condizioni di lavoro, c'è sempre qualcuno che è disposto a lavorare per un posto peggiore del tuo, c'è sempre qualcuno che è disponibile a farsi ricattare di più. E allora l'unico modo per ricostruire un diritto al lavoro, un diritto a un'esistenza decente, un diritto ad avere una città che non cresca solo per gli interessi e per i profitti degli speculatori, ma cresca per permettere di far crescere i vostri figli in una città decente, è quella di ripartire dalla dignità delle persone, dalla costruzione di lotte e dal mettere insieme una sinistra degna di questo nome. Perché quando il Partito Comunista stava al 30%, in questo paese si stava un po' meglio. Ci sarà una ragione che oggi che la sinistra è messa come è messa, si sta così male e i lavoratori sono così attaccati. E allora noi vi chiediamo un voto per questo schieramento di sinistra, per la federazione della sinistra, ma ve lo chiediamo in nome di un progetto politico. Noi vogliamo riunificare la sinistra, una sinistra degna di questo nome, che non si pieghi davanti né ai padroni, né alle banche, né al Vaticano, una sinistra che abbia come punto di riferimento la sua gente, i lavoratori, i disoccupati, gli studenti, chi vuole lavorare per un ambiente migliore, e nello stesso tempo assieme a una sinistra dobbiamo riuscire a costruire un movimento di lotta che riesca a mettere dentro l'agenda politica del paese le questioni vere, le questioni del lavoro, le questioni della precarietà, le questioni della difesa della salute. E voglio finire dicendo una cosa: ci dicono che non ci sono i soldi, ma noi diciamo, ma le bombe che state sganciando in Libia, non si potrebbe invece che buttare giù bombe in Libia usarle per far posti di lavoro? Ma la spedizione militare in Afghanistan, ma non si potrebbe ritirare l'esercito
dall'Afghanistan e usare quei soldi per fare posti di lavoro, per finanziare la scuola pubblica, per far funzionare la sanità, per dare l'assistenza agli anziani. Ma perché dobbiamo fare tutte queste spese militari o le spese per il ponte sullo stretto di Messina o per fare la TAV in Val di Susa che nessuno la vuole? Usiamo questi soldi per fare posti di lavoro veri e ce ne sono tanti da fare. L'Italia è il paese del sole, ma perché dobbiamo produrre un quarto dell'energia elettrica col solare che produce la Germania? E lì si potrebbero fare posti di lavoro. Mettiamo i pannelli solari su ogni edificio pubblico, su ogni scuola, su ogni comune. Iniziamo a produrli in Italia i pannelli solari, invece che importarli solo dall'estero. Lì bisogna investire, non nelle bombe e nelle guerre. E allora per questo serve una sinistra e serve costruire un movimento di lotta. Per questo serve che anche a Casoria ci sia un'affermazione della sinistra, perché il giorno dopo le elezioni ci sarà Emilio Fede al TG4 che metterà le bandierine azzurre e quelle rosse. Noi vorremmo che Emilio Fede dovesse annullare l'edizione del TG4 perché non c'è abbastanza bandierine rosse da mettere sulla sua cartina, perché sarebbe un buon passo in avanti che finalmente anche questi signori, gente come Emilio Fede, che sono i testimoni della moralità dei berlusconiani. Emilio Fede si è fregato i soldi anche sul prestito che ha chiesto Berlusconi per l'Elemora, gente che frega anche gli amici, sono delle cattive compagnie, ma arrivano anche a questo. Questa gente va mandata a casa e bisogna costruire una sinistra degna di questo nome, che non si pieghi davanti a Marchionne e che non si metta l'elmetto quando c'è la guerra in Libia. Una sinistra senza se e senza ma, che faccia gli interessi dei lavoratori, dei disoccupati, della povera gente. Buona campagna elettorale e mi raccomando, dura fino a lunedì la campagna elettorale, fatela fino in fondo.